ragazze, vabbè, già dal titolo avete letto che si parla, sì, cioè, questo video parla di shopping, naturalmente, mio marito che fa casino sotto. Più gli dico, amore, sto avviando il video, non fare casino, e più lui fa casino, vabbè. E naturalmente lo shopping di Roberto, ma sempre nel titolo, penso che questo l'ho scritto e ci vedremo. E niente, ragazze, la prima cosa che vi voglio dire però è, io nel video che vi raccontavo perché ero sparita, avevo detto che a breve sarebbero usciti dei video di sia delle compre che avevo fatto, che ho preso l'aspirapolvere, e sia dei vestiti di Roberto. Però purtroppo quel video li ho letteralmente persi. Non so cosa ha fatto il telefono, mi si è bloccato tutto, perché in poche parole sul telefono mio, siccome che non riuscivo a vedere il video del matrimonio, mia mamma e il fotografo mi hanno inviato il link per poter scaricare il video del matrimonio anche sul telefono, anche dopo tutto c'ho la pennetta e cavolate varie. Ho scaricato il video sul telefono. Il problema è che dura più di un'ora e mi si è impappinato il telefono e si è resettato da solo. Non si capisce che cosa è combinato, si è cancellato tutto, numeri, tutto quanto. Vabbè, a parte ciò, quindi ho perso tutti i video e dovrò rifare tutto da capo. Ecco perché non sto pubblicando altri video, perché non avevo più nessun video da poter montare e caricare, quindi sono rimasta un po' fregata. Allora, siccome che oggi ho fatto altro shopping a Roberto, niente. Vi faccio vedere questi. Vi volevo dire quel video che vi avevo detto, ho fatto in un altro negozio che non era H&M, era un negozio che si chiamava Kik. Lì avevo speso quasi 85 euro, 100 euro, adesso non mi ricordo preciso bene il prezzo, però mano a mano in qualche vlog ve lo farò vedere, naturalmente senza etichette, naturalmente i prezzi non tutti me li ricorderò, alcune cose sì, alcune cose no. Però, raga, mi dovete veramente scusare, mi si è cancellato tutto. Non so quanti video avevo fatto, mi si sono tutti cancellati. E quindi, mi rifaccio con questo video, con le cose che ho comprato a Robertino. Invece, il video dei vestiti che mi sono comprata io ancora non lo giro. Infatti, c'ho ancora i vestiti con le etichette. Ah, forse l'unica cosa che vi posso far vedere è questa maglia a camicia e cintura che li ho comprati, che sono è un vestito che ho comprato quella volta lì che vi ho detto ho fatto compere, volete il video, ancora non lo faccio, quindi l'unica cosa che vi faccio vedere è questa, che questa l'ho pagata 8,50 euro e la cintura 5 euro, sì, non mi ricordo, vabbè, poi vi farò anche quel video, non vi preoccupate. E niente, parto con lo shopping di Roberto, perché tanto sempre lui, forse ci sta soltanto una cosa di mio e basta. Allora, parto con Piazza Italia, prima cosa, perché almeno così è soltanto una cosetta e la leviamo subito subito, e l'apro direttamente anche insieme a voi perché non l'ho aperta, cioè non si poteva aprire, di certo non la potevo aprire. Comunque gli ho preso questi, fa riflesso la luce davanti, aspettate che tolgo la pellicola di plastica, almeno si vede meglio. Però adesso non so come si chiama, oddio, ok. Vediamo se c'è scritto il nome, io non so come si chiama. Non mi ricordo come c'è, oddio, le tipo bretelle, quelli che si mettono sul pantalone maschietti. Infatti devo ancora capire in realtà come si mettono. Devo ancora capire questa cosa. Comunque gli ho comprato, penso che vada il pantalone qua e questo davanti. Tipo così. Non lo so, comunque gli ho comprato queste bretelline qui da Piazza Italia perché mi piace tanto mettergliele anche quando gli metto le camicette dentro al pantalone, mi piaceva l'idea, quindi ho detto mo gliele prendo. E in più ho comprato alcune cosine da H&M, naturalmente, il mio negozio, che veramente per me sono un negozio imbattibile di vestiti di bambini, perché non sono costosi, cioè ci stanno cose costose e cose economiche, e io faccio un po', quello che mi piace, se costa un po' troppo lo prendo lo stesso, però ci stanno anche cose che convengono, tipo i tre pezzi insieme a soli 12 euro, tipo tre maglie solo 12 euro, vabbè, comunque sì, ho preso questo, ho pagato 4,95 euro da Piazza Italia. Poi passiamo da H&M, allora vi faccio vedere già direttamente quello che mi sono presa, per me che l'ho pagato 7,99 euro, la taglia è la XS. E niente, preso sempre da Igena naturalmente, e sarebbe questo vestitino qui. Allora, aspettate che tolgo la borsa. Ho preso questo vestitino qui, naturalmente
naturalmente con la cintura, che è lungo, arriva fino a sotto, cioè io poi me l'accorcio, e siccome che devo fare una cosa con Robertino, mi serviva una cosa di Topolino pure a me, che poi vi terrò sempre informate, informate per quello che farò. E ora parto con Roberto. Allora, come prima cosa gli ho preso questo cappellino qui, hip hop, quelli così carinissimi che li cercavo da un sacco di tempo e finalmente l'ho trovato. Allora, vi devo dire una cosa. A me con H&M c'è stato. Allora, io siccome che H&M si trova al di fuori, io sto nel Molise. Ai, mamma, no, giù, 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 dopo facciamo le coccole, dopo, mamma. Scila, no, 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 giù. Siccome che questo negozio qua sta in un centro commerciale H&M, però questo centro commerciale si trovava in Abruzzo, io sto nel Molise, però veramente ragazzi, cioè, sta proprio alla fine del Molise, quindi era proprio di qualche chilometro e non ci potevo entrare. Però oggi è il 2 giugno, domani sbloccano tutto quanto per poter uscire da regione a regione. Ho detto vabbè, mio marito oggi non lavora. E ho detto ci vado, amen. Sono andata a rischio e pericolo, lo so, ho sbagliato perché non si doveva fare, però alla fine non è che ci sono andata a farmi una passeggiata, sono andata per comprare qualcosina a Roberto e lo so, ho sbagliato, non mi posso difendere in nessun modo, cioè non posso mettere nessuna scusa perché devo aspettare al 3 giugno, però io fino a mo non sono uscita per niente dalle regioni, quindi almeno questo vabbè, non mi posso scusare. Comunque, a parte ciò, chiudiamo questo discorso. Infatti ecco perché ancora ora ho fatto compere da H&M e avevo fatto compere da Kick perché era l'unico negozio che potevo andare perché H&M non ci potevo andare. E oggi che sono andata, mi ero ripromessa di non spendere tanto e ho rispeso tanto. Infatti, in questo mese, vabbè, non giugno, io dico maggio, ormai oggi è il 2 giugno, quindi parlo ancora di maggio. Ho speso più di 200, no, quasi 200 euro, no, più di 200 euro perché oggi ho speso 103. Dal Kick ho speso 85,90, non mi ricordo preciso. E poi da Upim, che c'era anche altre cose che avevo preso da Upim, che vi ho fatto vedere già alcune cosine nello scorso video. Che avevo speso. Sono andata 2 volte da Upim e avevo speso tipo quasi 50 euro totali, quindi quasi 2,50. Tantissimo, quindi ora basta, almeno per 2 mesi non li devo comprare più niente perché come tutti i tagli grandi, quindi sta bene. Comunque, a parte ciò, tralasciando tutto questo discorso lungo e che non c'entra niente, ho preso questo cappellino qui pop, pagato 8 euro e io qui come una sciocca, ecco, non sono andata a vedere, cioè io pensavo che era una taglia così, invece va a taglie il cappello e io non lo sapevo. Gli va un pochino grande, però vabbè, fa niente. Cioè, questo non si può stringere, però glielo stringo io tipo qui facendo una cucitura e poi una volta che cresce gliela stacco la cucitura e amen. Poi ho preso questo pantaloncino qui, taglia 98, che in teoria sarebbe 2-3 anni, non ne ho idea, qua c'è scritto 2/3, non lo so, comunque taglia 98 centimetri, pagato 7,99. Ho preso questo pantaloncino qui e la cosa che adoro di H&M è che lascia tutte le grucce, cioè io queste cose qua le adoro, cioè voi non immaginate quante grucce queste qua sono la vita, queste grucce la vita veramente, cioè soprattutto questi per i pantaloni ancora di più, queste qua che queste su internet costano un botto, però vabbè. Preso questo, poi li ho preso questo kit qui che stava in offerta, sono 3 magliette, una blu, una bianca e una verdone, anche se verdone già ce l'avevo. L'ho pagata 8 euro e questa è 92 centimetri. Allora, calcolate che a me Roberto è lungo 76, quindi non dico che non li vanno grandi, io ho preso taglia un pochino più, io di solito li prendo la 86, sì, solo che stavano in offerta 3 magliette a 8 euro e era la 92 centimetri. La maglietta fa niente che gli va un po' più lunga. Calcolate che la posso sfruttare tutta l'estate benissimamente. Poi gli ho preso questo pantaloncino qui che stava in offerta a 2,99 euro. E questo è 98 centimetri, il pantaloncino li va bene perché ho preso già altri pantaloncini di questa grandezza e li vanno benissimo, gli arrivano giusto un pochino più sotto al ginocchio, quindi è perfetto, quindi è sicuro che tutta l'estate gliela sfrutterò. Questa è un pochino grandicella, però ho detto vabbè, gliela metto dentro al pantalone e amen. Infatti questa qui
No, non c'è più cartellino. Ah, ok, sì, sta qua. L'ho pagata 4,99 ed è 98 centimetri, però aveva anche il papillon compreso. Ho detto, dai, glielo prendo. Però è un pochino grandicella, questo sì. Però dentro a pantalone con le... come si chiamano? Le cinturine. Va perfetto. Poi ho preso questo qui che alla fine qua ho creato tipo un completino. Potrei fare tipo questo pantaloncino con questo con questa camicia. Oppure posso fare anche questa camicia con questo pantaloncino che non ci sta male. Fatto così, anche sempre carino. E ho fatto un po' di completi. Mi sono comprata le cose che già posso coordinare le cose con gli altri vestiti che compro. Poi ho preso questo qui che stava a 9,99, questo non stava in offerta, è un semplice pantaloncino, quelli morbidi, però che sono tipo sull'elegante, però dietro c'hanno questo disegnino qui e questa maglietta l'ho abbinata, questa maglietta, questo pantaloncino l'ho abbinato a questa maglietta così, ho fatto questo completo che è molto carino messo assieme e la maglietta l'ho pagata 4,99 la taglia 86. Infatti questa è la taglia giusta di Roberto che gli va perfetta ora, la 86 cm. E sotto a questo completo ho abbinato queste scarpette, queste qui ve le faccio vedere più vicino, sono aperte di lato, hanno la suola rigida perché ormai a Roberto gli sto mettendo quasi tutto suole rigide perché stando a me sempre nel girello, perché io ho chiesto alla dottoressa se poteva stare nel girello, ha detto se il bambino ci vuole stare e gli piace stare, ha già capito come funziona perché ormai Roberto mi cammina nel girello, mi va avanti e mi va indietro, mi cammina tranquillamente, perché prima camminava solo all'indietro, si tirava verso indietro, invece adesso gli si riesce a tirare pure anche in avanti, ha detto l'importante è che gli metti le scarpette con la suola, ha detto quello è l'importante, quindi oramai tutte queste... Ogni tanto uso anche le scarpette morbide, ma quelle gliele uso più che altro quando so che ci facciamo una camminata, ma il bambino non si appoggia per terra. Queste qua le uso più quando, anche per uscire, per carità, però anche quando si deve mettere nel girello, oppure quando so che gli faccio fare qualche passetto, allora gli metto queste, perché anche per fare i passetti mi ha detto di mettere assolutamente le scarpette con la suola, perché sennò si possono rovinare i piedi e in più facendo qualche passo sbagliato si possono spezzare le dita dei piedi, quindi per non rischiare. Scarpette con la suola e queste qua sono, le ho pagate 9,99. Non metti a fuoco. Vabbè, 9,99, ho preso il numero 18-19. Queste qui mi piacciono tantissimo. E ho fatto il completo. Adesso non riesco a farvelo vedere bene, però no. Andiamo un po' così. Ok, ho fatto questo completo qui, però sono blu scuro. Sembrano nera, ma sono ok. Non è proprio così colore, però più o meno si capisce. Poi ho preso questo qui. Allora, questo qua mi piacerebbe anche per poterlo mettere per uscire. Allora, ragazze, io in realtà da H&M ero andata soltanto per una motivazione. Avevo visto delle scarpe su H&M di Topolino, che se le riesco a ritrovare ve le metto qui. Bellissime, stupende. Costavano un pochino, però amen, cioè io sono del parere. Non dico che non è che mi posso permettere tutte cose costose, 20 euro. Né tutta sta costosità, però se ci sta qualcosa di sfizioso gliela voglio prendere, ogni tanto si può fare un po' di più lo sgarro a dire vabbè dai gliela prendo. Il problema è che non c'era il numero, cioè c'era se non sbaglio 23-24, non mi ricordo il numero, era troppo grosso, gliel'ho pure provato, già queste qua li vanno un pochino grandicelle, però gliele posso sfruttare tutta l'estate, queste quelle prima che queste sono aperte, una volta che finisce l'estate sì, puoi metterglielo intorno a settembre-ottobre ancora con le calzette, ma poi gliele devi totalmente togliere, però non c'era il numero, quindi niente, amen, forse le comprerò su internet, perché su internet ci sta il numero di Roberto, che sarebbe 18-19, che è quello che prendo, ho preso per questa scarpetta, comunque... Ho preso questo qui e poi vi faccio vedere il perché quelle scarpette, perché quelle scarpette sarebbero state benissimo sotto a un completino che poi vi farò vedere. Comunque, ho preso questo qui e sono a doppio, stanno messi assieme. E uno è fatto così e uno è fatto in questo modo. Questa è taglia... Sbagliato. Ho preso 9-12 mesi. Però è 80 centimetri, cioè non è piccolo. Cioè io qua sono andata ad occhio. Ma raga non è piccolo, cioè è grosso. Mio mo sembra più piccolo perché questo è, però cioè è grosso. Ma allora, io spero di non aver sbagliato.
Vabbè, comunque l'ho pagato 14,99 euro, tutti e due assieme. Poi ho preso questo qui, che questo qui, ecco perché vi dicevo, va benissimo con quelle scarpettine là, però purtroppo non, cioè c'erano ma non c'era il numero, quindi sono rimasta fregata. E ho preso questo qui, ragazzi, è stupendo, ha le orecchiette, questo è costicchiato un pochino, non è costicchiato poco poco, beh neanche tanto perché maglietta, sono due pezzi, questa è una maglietta, quindi sono due pezzi, dietro è fatto così, è fatto in questo modo, molto carino, adoro. E questo qua è costato 17,99 euro e ho preso la 86. L'unica cosa è che H&M non veste piccolo, ma neanche giusto, veste un pochino più grandicello. Infatti poi dipende dal tipo di cose, ecco, ma mi stavo sbagliando, perché io tipo il pantaloncino ho preso 2-3 anni, che a Roberto gli va bene. Questo qua invece tipo è 12-18 mesi. Roberto la taglia sua giusta, vista sia da prenatal che da Lupin, è la 18-24. Quella è la sua taglia giusta a Roberto. La 12-18 in teoria no, però ragazze, cioè, gliel'ho messa pure vicino, gli va, ho visto che andava bene. Poi questo è un pagliaccetto, quindi in teoria gli dovrebbero arrivare almeno questo qua sopra le ginocchia e poi le gambine, quindi in teoria gli dovrebbe andare bene, speriamo. Comunque 17,99 euro, taglio 86 cm. Adoro. E poi come ultima cosa gli ho preso questa qui, che questa qui è perfetta, che a me le cercavo da tantissimo tempo. Allora ve le faccio vedere. Ah, ci hanno pure scritto Mikey. Ah, che carino. Vabbè, ve le faccio vedere. Poi hanno il bottone, quello che io adoro. Hanno pure la regolarità, cioè hanno doppio bottone in modo tale che se è più piccolo, cioè se è più piccolo, più grande il collo, va benissimo. Sono fatte così le bandane, quelle che vanno al collo, cioè queste qua andrebbero così, ragazzi. Sono carinissime perché vestito tipo tutto sportivo, tipo come stava vestito oggi, questa qui ci sarebbe andata a piombo, o questa o quella grigia, questa qua sotto. E sono tre di queste qui, pagate 8,99 euro. Tre di queste bandane tipo bavetta, però queste qua io non le userò come bavetta, ce le userò giusto per non mettere la bavetta, quella classica normale, mettere questa qui che fa effetto bavetta, però che è più carina, più sportiva, come piace a me. E niente, una è fatta con topolino e una è fatta semplice grigia e l'altra è nera. C'era anche effetto blu, però io cercavo proprio queste perché, raga, voi non immaginate, soprattutto in quell'altro video che avevo fatto di Roberto, avevo preso un sacco di cose sul nero. Voi direte un bambino vestito di nero, sì, raga, cioè è guapissimo. Poi quella giacchettina, tipo quella gialla flow, no, vabbè, avevo preso tutte cose che piano piano a ricordarmi tutto vi farò vedere. Semmai vi faccio, siccome ho cambiato diciamo il modo come avevo messo i vestiti del fasciatoio, ormai ho tolto tutto quanto al fasciatoio, tutto quanto appesi i vestiti. Se volete come ho organizzato la roba di Roberto, fatemelo sapere qui sotto se volete un video e vi farò un video, almeno così vi faccio vedere pure le cose che ho comprato da Kick. E poi niente, nient'altro. Questo è tutto l'acquisto. Questo è il trio di pezzi di bavette. E niente, io ho finito tutto. Lo scontrino non ce l'ho. Che fine ha fatto lo scontrino di H&M? Io il portafoglio, Ok, c'era lui dal portafoglio. Quindi vabbè, vi ho fatto vedere i prezzi tutti quanti. Quindi sapete. E nulla. Io quello che adoro di più è questo qui. Questo è il completino che ho creato io. Questo qui. Mi piace tantissimo, ragazzi, veramente tanto mi piace. Questo completino qui con le scarpette sotto, oppure tipo così, molto carino, che è più sportivo, così invece più elegante, sportivo, però messa all'interno la camicetta con le bretelline blu che serve sia abbinano al papillon con queste scarpette sotto. Cioè io quando vado a comprare faccio ogni volta un abbinamento, anche queste magliettine qui comunque sia vanno bene tutte e tre con questo pantaloncino, cioè qualsiasi cosa io devo fare l'abbinamento. Infatti anche il cappellino, c'era un altro cappellino che mi piaceva un pochino di più, però questo essendo sempre di topolino, naturalmente tutto topolino Maria. E l'unica cosa che era grigio scuro, grigio scuro lo puoi mettere dappertutto. Quell'altro era grigio chiaro, però il grigio chiaro è più difficile
Non l'abbini proprio su dappertutto. Io sono una che deve abbinare tutto, preciso, filo per segno. Quindi, vabbè, comunque ragazzi, niente, se vi è piaciuto questo video di shopping di Roberto, perché come al solito sempre lui è, fatemelo sapere con un pollice in su, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, se vi va seguitemi su Instagram, mi chiamo Mary_Stories. Vi mando un bacione grande, 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 grande e al prossimo video. Ciao!